Benvenuti in Kiwi! E benvenuti, siamo tornati a Lucca Comics e come potete vedere anche dal mio outfit che siamo a Lucca Comics. Un outfit un po' inquietante, devo dire, ma mai quanto quando devo andare a dare fastidio, a rompere valle un po' ai cosplayer che troviamo qua in giro sulle mura. Oggi è sabato e quindi andiamo a vedere oggi che cosplayer dovevo dare fastidio. Andiamo a vedere un po'. È l'uomo tigre che lotta contro il mare, giusto? L'uomo lotti contro il mare, giusto? Anche. Come te chiami, sci? Matteo. Senti, ma sti muscoli qua, oh minchia, fa vedere i muscoli che c'ha. Maron. Sta maschera l'hai fatta tu? O hai fatta la sei fatta fa? Dimmi un po'. L'ho comprata. Beh, questo invece è il mantello di? Fatto fare. Lei hai scuoiato una tigre per fare sto mantello? Sì. Mi dici un attimo, qualche cosa strana, ambigua? Nessuna. Mai dire mai, per sì. Ora ho trovato te. Per ora hai trovato me, che è già abbastanza inquietante, diciamo, vabbè. Senti un po', fammi una canzone. Senti un po'. Brava, un applauso, brava. Senti un po', tu che personaggio è il tuo? Maschera Cecchino. Come? Maschera Cecchino. Maschera Cecchino, Endoster Fucile, no? Ah, sta qua. Dai, fa vedere com'è che fa il Cecchino, fa vedere com'è che... Raga, attenzione che se non vi iscrivete al canale, questo vi spara, qua, va a pianta qua, pallotto. E tu invece che personaggio è? Si chiama Kaori Miyazono, Your Lie in April. Ah, non è quella delle sottilette, Kaori, no, non è. Senti, vi piace sto look quest'anno? Dimmi un po'. Molto, a me sì, considerando come è andata l'anno scorso, direi che quest'anno tanta roba. Senti un po', ce l'hai tu una, ce l'avete voi una waifu? Dimmi un po'. Io ho lo sbando più che la waifu. Qual è? È del tuo stesso anime, direi, anche Bakugo. Sì, questo qua un po' mi dà un po' fastidio, sei un po' un tipo un po' calore, insomma, vabbè, se siamo capiti, sì. A te invece qual è la tua waifu? Dimmi un po'. Sarebbe un po' difficile scegliere perché ci sono tantissime persone. La prima che ti viene in mente. Io sono la tua waifu. Io. Ah! Sì, come te chiami? Chi sei? Chi sono? Sarei Gandalf. E com'è che dice Gandalf? Tu non puoi passare. No. Dice così, però sì, non me, com'è che va? Il prezzo è giusto. Bravo, com'è che dice da qua col bastone? Il prezzo è giusto, questo? Bravo, oh, okay, esattamente. Senti, ti piace sto look? Dimmi un po'. È carino, un po' sottotono rispetto agli altri anni, ma insomma. Basta l'hanno fatto, insomma. Esatto, questo è l'obiettivo, che l'abbiano fatto. Facciamo un punto di partenza. Ho capito, senti un po', dimmi un po', ma tu dove sta tua moglie? Sì, mia moglie è quella attaccata che mi sta fulminando con gli occhi. Quando è che me lascia mio marito libero? amo, fa santa, zia, la famosa. Oggi sì. Senti un po', qual è il tuo personaggio, Signor degli Anelli, che più te sta sulle palle? Tanti, lo so che sono tanti. Dai, facciamo Boromir, che è il primo che muore in tutti i film. Anche l'attore muore sempre, quindi facciamo Boromir. Quindi faccio all'anima tua, zi, esatto. Mi dispiace. Senti, fammi vedere sto bastone, è magico? Ha la faccia, sei magico. Minchia, zi, pesa un botto, ma che sei scemo, te ne vai in giro con sto coso. Faccio allenamento, oggi devo fare palestra, qui sono a posto. Allora, fammi una cosa, io te faccio un favore, mo porto, dai. Sì, ma che è stata a fazzi? Dimmi un po', chi sei? L'Ape Maia. Allora, tu invece chi sei? Vieni qua. Bruna. No, pure che Don va, se questo si vuole salvare. Vieni qua, dammi sta casa, se muove, sì. Vera sta katana, fa uscire lo spadone, zio spadone! Senti un po', che personaggio è il tuo? Zenitsu, invece il tuo ed è? Runa, oh, senti un po', ma perché avete scelto i personaggi? Mia figlia. Lei è lei che comanda, è lei il padrone. Tu invece sei, zi, che non ti ho chiesto a te? Un personaggio di Demon Slayer. Quello che viene ucciso sotto al carbone, ecco perché. Muore subito, quello so. Quello che muore subito, sì. Ma tu invece a te, con sta collana, che ce fai, zi?
Io amministro il consiglio. Tu amministri il consiglio? Me coglioni, zia. Oh! Che andate facendo, zia? Ma che fate con sto spadone? Una bella passeggiata. Ma una bella passeggiata. Fa vedere sto spado, fa vedere. Ambedi, oh. Bella roba, zia, raga. Iscrivetevi al canale, se no vengo e ve tagliezzo tutti, se usa così. Senti, come si chiama il tuo personaggio? Il mio personaggio si chiama Zhao. Zhao, tu invece? Utao. Zhongli. Ma perché avete scelto sti personaggi da portare oggi? Dimmi un po'. Boh, collegati in qualche modo. Siamo tutti e tre collegati nella storia. Ah, siete tutti e tre parenti che siete collegati. Vabbè, la storia è lunga. Tecnicamente io lavoro per lei e lui... E lui lavora per te. E lui lavora per me. Ah, ecco. Mi piace sto Luca quest'anno. In realtà, quindi vediamo. Tu invece mi fai vedere sto bastone, sì, mi fai vedere. Questo sta proprio a fiamma delle Olimpiadi, zi, a fiamma! Sì, ma che ce fai con sto osso in mano, zi? Tu vuoi tu dove vai? Se questa si crede scappa, vieni qua, che ce fai con sto osso in mano, zi? Fatto in testa per conquistarla. Ecco, questa è la tecnica botta e conquista. Sì, assolutamente. Fai vedere l'osso. Ambedi che osso gigante, zi. Senti, ma perché hai scelto sto personaggio? Perché mi piacciono i Pokémon. Oh, e quindi che Pokémon sei? Cubone. Cubone. E tu invece chi sei? Sasuke. Sasuke. Oh, quindi come che fai? A botta in testa così. Bam! E ti porti in una grotta, ti porti. Senti, poi io con sto osso ce devo dare in testa un par di persone, quindi mo porto, poi te riporto, dai, sì, dai. E devo andare a dar fastidio. Questa già si crede di scappare. Dove vai, zi? Dove vai? State qua, tutte qua dovete stare. Senti, chi sei, raga? Chi siete? Kyoki Izumi di Bungo Stray Dogs. Tu invece? Nakara Chuya di Bungo Stray Dogs. Tu dovresti sapere chi sono. Tu chi sei? Metti a mano che non ti riconosco senza mano. Aspetta. Ah, ecco, tu invece sei? Izuku Midoriya. Brava. Senti un po', raga, ma perché avete deciso di fare sto cosplay oggi? Perché? Dimmi un po'. Per fare cosplay insieme. Ah, l'avete fatte di coppie, avete fatto no, così? No, non coppie, io sono la sua, diciamo, sempre collega di lavoro più anziana. Esatto. Ah, ecco, e voi invece? È da tanto che volevo portare Shigaraki perché è mio preferito, proprio il mio preferito. E invece? Perché? Piace Midoriya, te piace? Ovviamente. Senti un po', raga, sentite un po', mo mi dovete dire la verità, ve faccio una domanda così, un po' così, a bruciapelo ve faccio. Senti un po', ma c'è sta qualche personaggio di anime così che de fantasia che se fosse reale ve passereste la notte insieme? Dimmi la verità però, eh? No. Dai, di la verità, di la verità. No. Osamu Dazai. Vabbè, io Tomura Shigaraki, ho detto il mio preferito. Sì, perché quello che ho tutte le mani e metto in dove vuoi le mani, zi. Ecco perché tu invece, zi. Io sono troppe. A te, lo so io, alle quale? A lei, con Uraraka, è vero? Ah! Oh, raga, senti un po', ma chi siete, raga? Dimmi un po' chi cazzo siete. Sono Arthur dall'anime Seven Deadly Sins. Tu invece? Io sono Zeldris della Pietà di Seven Deadly Sins. Oh, senti, ma sto spadone, zio, ma fammi lo spadone. Ma che sei scemo, te ne vai in giro con sto coso tutta la giornata. Oh, maronna. Ci faccio anche da fodero. Ah, ecco, capisci, fai da sfolla gente lo usi. Da fodero io. Cioè, ci fai pure il fodero? Sì. Ah, ecco, capito. Senti, ma perché avete scelto sto personaggio? Dimmi. Non lo sapevo che si suicidava. Non lo sapevo. Che personaggio è? Praticamente all'inizio cattivo e poi diventa un protagonista insieme agli altri personaggi buoni della serie. A parte tutto mi era piaciuto dall'inizio quando l'ho visto, per quello. Ti è piaciuto, ecco perché. Senti, boh, ti piace sto Luca quest'anno? Sì, tanto, dai. Anche se è un po' più ristretto rispetto agli altri anni, però almeno è ripartito. Riparti, dai, ripartiamolo, dai, esci. Senti un po', io dimo ai ragazzi iscriversi al canale, se no i venimo e i famo a pezzi, a fettine come altra volta. Sì, senti, ma tu sei tutto, devo dirsi, tu sei scemo che deve questo coso pesante 2 kg in me in mano. Io ti faccio un favore, mo porto. Ci stanno pure i teletap, fa vedere,
Come che fate, raga? Beh. Senti, ma perché avete scelto sto personaggio, raga? Ditemi la verità, sì. Avete perso una scommessa? No, non era una scommessa. Abbiamo voluto scommettere che facevamo scalpore e purtroppo ha funzionato. Ha funzionato. Senti, ma come te chiami? Io? Nome vero o nome finto? Come te pare, sì, come te pare. Uccio. Tu invece? Io sono Lipsy. Bianca. Cioè, sto corso che te cala, però, sì. Te serve una pasticca, te serve. Eh? Dai, come che famo? Oh, qua c'è sta pure i cosi dell'estate, c'è sta. Com'è che sta? Vieni qua, dammi sto sombrero, zi. Oh, raga, ma chi siete, raga? Antonio. Augusto. Juanito. Miguel, senti, raga, suona una canzone, raga, suonate una canzone. Ragazzi, pronti? Tequila! Per proteggere Lucca hanno chiamato addirittura l'esercito, hanno chiamato, zì, con sto cane, mamma mia quanto sei bello! E come ti chiami, zì? Dimmi. Lorenzo, piacere. Lorenzo, tu invece? Christian. Liana, tu invece sei? Lexi. Quanto Lexi. Sei Lexi! Sei stupenda, no, zì, non te faccio niente. Tu invece come ti chiami? Io Alice di Ragazzi Sentivo l'Afterlife. Ho capito, ma perché avete scelto sto da portare questi personaggi qua? Ve volete mischiare che guardie? No, è perché ci piace. Ci piace travestirci da questo. Da militari, diciamo. E come ti chiami, zi? Cristiano, ma io mi sono scordato, zi. La giornata sta a finire così, sta a finire. Senti, ma sto fucile spara per davvero? Dimmi un po'. No, spara palline ovviamente. Spara palline? Pallini di plastica. Vabbè, ma amo capito. Tu sei ermetico da gang, diciamo. Vero? Sì. Siamo in due. Pure lui, pure Lexi. Quanto sei bella. Inquadra Lexi, inquadra. Quanto sei bella. Vabbè, ragazzi, mi raccomando, fate attenzione che qua in giro se sta qualcuno che si comporta male. Se si comporta male, che fai col fucile? Io spari proprio così, io spari. Mi raccomando, ragazzi, scrivete... Io me so data, sto, diciamo, sto un po' capito da che parte ndo sta. Vabbè, mi raccomando, Alexi, ci vediamo in giro. Come che fai? Dai. Pure Kill Bill c'è sta, zi. C'è sta pure Kill Bill. Ci sono, sì, non potevo mancare. Non potevi mancare. Oh, un po' vintage. Vabbè, Kill Bill originale, diciamo. Senti un po', fammi vedere la spada. Raga, iscrivetevi al canale, so vengo e ve taglio tutta, anzi non vengo io, viene Kill Bill e ve taglia proprio così, a fettine ve taglia. Senti un po', la prima volta che vieni qua a Lucca? Primissima volta. Ti piace? Molto, però mi dicono che di solito è un po' peggio, adesso c'è gente però che ci sta bene. Ci sta bene, tranquilla. Senti un po', sei di qua di Lucca o sei qua vicino? No, io vengo da Milano. Vieni da Milano? Ambedio. E Sam, ma perché hai scelto di fare il suo personaggio? Dimmi un po'. Non lo so, avevo voglia di tenere in mano una katana, direi. E così dici tu, che personaggio posso fare? Famo Kill Bill. Tu perché hai scelto questo? Perché io sono un po' rosa, un po' così. Senti un po', chi siete, raga? Ah, due cretini, sostanzialmente. Famoti a me, ma mi ha levato tutto il gusto di Dio, zì. Mannaggia. Senti, il tuo personaggio come si chiama allora? Jon Snow. Lo Snow, e tu invece? Marjorie Tyrell. Ma come? Marjorie Tyrell. Tyrell, vabbè. Senti, da che anime, film, che cos'è? Siamo dall'universo del Trono di Spade. Ma perché avete scelto sto personaggio di fa oggi? Lui è uguale. Io per la somiglianza. C'aveva un qualcosa che ho detto, ma l'ho già visto da qualche parte, probabilmente. L'ho già visto da qualche parte. So, possiamo dire che sì, il mezzo sosia, possiamo dire. Possiamo dirlo. Dai, sì. Ma con sto pellicciotto tu stai bene, sì. Oddio, fa caldo. Fa caldo e
Fa un po' caldo adesso. Vedete? Però dai, a sera puoi andare in giro tranquillamente. Quello sì, appena va giù il sole è una meraviglia. È una meraviglia, sì, è una meraviglia. Senti, ma come vi chiamate? Vanessa. Edoardo. Edoardo, senti Vanessa e Edoardo, io dico ai ragazzi di questo canale, io diciamo costa rosa così. Iscrivetevi al canale, ragazzi, iscrivetevi.